Salve. Salve, dottore. Buongiorno. Oh. Quindi lei è il, vediamo, il signor... Pippo Posa la Quaglia, però dottoressa, Posa la Quaglia, tutto attaccato, perché no, non è Posa la Quaglia, tutto attaccato, capito? Vabbè, fate voi poi la frutta, il cognome quelle. Allora. Quindi, signor Posa la Quaglia, sì? Lei si è presentato per quel lavoro di receptionist. Lavoro di? Receptionist. Io devo portare d'albergo. Sì, però noi lo indichiamo in maniera professionale. E come si dice? Si dice receptionist. Receptionist. Quello là, oh, deve essere bello, che poi viene scritto qua. Certo. Ah, viene bello. E che devo fare, dottoressa? Certo, noi cerchiamo una figura professionale. Sì. Che conosca l'inglese, lei ha conoscenza? Sì, l'inglese ho studiato alle scuole medie, alle scuole superiori, fino al terzo anno, poi vabbè, lascia quello, vabbè, poi non so di a lunga, però l'inglese lo conosco, mi può fare tutte le domande che vuole. Perfetto, professor La Quaglia. Sì. Allora mi traduca questa frase, sì, che adesso le dirò. Sì, sì. Ecco, Roberto ha una Ford rossa. Roberto ha una Ford rossa. Ford rossa. Robert Redford, eh? Quello è Robert Redford, Robert, c'è la Ford rossa, Robert Redford. Io sono bravo, te l'ho detto prima, sono bravo in inglese, se ne sai. Ma qua telefono tutti, un sacco di persone che forse vogliono venire a fare il concorso, qua è vero? Aspettarselo. Va bene. Andiamo avanti, dottoressa, dica. Allora, una cosa più facile per lei. Più facile? Mi dica come si dice papà in inglese? Papà? Papà? La so, father! Bravo! Grazie, uno, sono forte, tre! Ok, e allora come si dice nonno? Siamo in inglese? Certamente! Father di mio father! Father di mio father! Eh sì, padre di mio padre, il nonno, il padre di mio padre! Va bene! Sì! La faremo sapere. Me ne devo andare allora. È andata bene, dottoressa? Va bene, mi raccomando, dottoressa, mi faccia una bella scheda, scusa, per me. Comunque, complimenti per la cassa. Beh, va, dottoressa, è stata gentilissima.